Se io sono convinto di essere grande, di essere forte, di farcela da solo per diventare santo, come ho già detto in precedenza, non è possibile diventare santi. Per diventare santi occorre avere la coscienza dell'essere deboli, la coscienza della propria fragilità. Paolo dice che la potenza di Cristo si esprime appunto nella croce, in ciò che noi riteniamo deboli. E lo stesso Paolo dice che noi siamo forti quando siamo deboli. Cioè, i santi sono diventati tali perché hanno avuto sempre la convinzione profonda e hanno creduto che a portarli per mano sia stato Gesù. È lui che ci conduce, che ci porta per mano. È Gesù che ci sostiene, che ci incoraggia, che ci dà forza, che ci rialza quando siamo caduti. Perché anche i santi cadono, eh? Anche i santi hanno le loro debolezze, ma loro si affidano e confidano in Dio. Loro sanno che nella loro debolezza, se lasciano fare al Signore, loro trovano la forza. San Francesco di Sales diceva che il buon pastore, commentava così, la parabola del buon pastore, il buon pastore porta le pecore valide, le pecore in salute, le accompagna, diciamo, sulla strada, invece porta sulle sue spalle gli agnellini piccoli, deboli e fragili. Che bella immagine! Il santo è colui che si lascia portare sulle spalle da Gesù, perché è fragile, è debole. Inizio solo ad accennarvi, ma domani spero di poter continuare a parlarvi appunto di un segreto della santità che Teresina di Lisieux, una delle sante più grandi del nostro tempo, ci ha praticamente insegnato: la petite vie, la piccola via. Leggiamo nelle sue lettere appunto questa sua scoperta della sua piccolezza, della sua debolezza e quindi della riscoperta della piccola via che l'ha portata poi a diventare la santa che è. Teresina dice che l'ascensore che ci porta al cielo sono le braccia di Gesù. E un anno prima della morte, Teresina di Lisieux diceva che se il Signore avesse trovato un'anima più debole, più piccola della sua, Dio l'avrebbe colmata di grazia, di favore, molto più grandi appunto di lei, molto più grandi di quelli ricevuti da lei, ma l'importante era abbandonarsi alla sua infinita misericordia. Dobbiamo metterci in testa che solo se siamo deboli e fragili e ci abbandoniamo a Dio, noi possiamo diventare santi. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!